Me ne pentirò amaramente. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dindomondo. E oggi siamo qui su FNAF 4! Ok, siamo qui su FNAF 4, ragazzi. So che alcuni di voi aspettavano questo momento chissà da quanto tempo. Anzi, mi avevano detto quasi di saltare tutti i FNAF e di passare direttamente a questo. Vi racconterò la storia di questo gioco brevemente. Noi in questa, diciamo, in questo gioco, che sarà il capitolo finale, che diciamo darà una spiegazione a tutto, saremo il figlio del Purple Guy, sempre bullizzato dal fratello e dagli amici del fratello, che in questa settimana verrà spaventato ogni giorno e sempre di più, fino ad arrivare al famoso e leggendario morso dell'87. E noi non sappiamo chi è stato a dare il morso al bambino e come è successo. E quindi con questo gioco riusciremo a scoprire tutta la verità su Finance Freddy. E sul poi capire tutto, come si è aperto e tutto. Quindi ragazzi, siamo un bambino e il bambino sogna i suoi pupazzi. Lui ha dei pupazzi uguali agli animatronics e sogna questi pupazzi in versione un po' bruttina, direi. E quindi raga, questo forse è uno dei giochi in cui dobbiamo accuzzare un po' le orecchie perché dobbiamo sentire, perché fa paura questo gioco, ragazzi, forse è uno dei più paurosi che hanno fatto di FNAF. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate commenti, trovate questo episodio nella playlist gameplay di FNAF 4 che creo, e nella playlist gameplay, e ci vediamo nel gioco. Facciamo new game, eccoci. Perfetto. Anzi, 5 giorni al party, quindi ci sarà una festa da 5 giorni. Oddio, c'è Freddy, raga. Ciao. Che è successo? Sei nella tua camera? Non avere paura. Siamo tuoi amici. Ah, ecco il figlio del Purple Guy che piange perché è spaventato dal fratello. Ecco gli animatronics, vedete, ve l'ho detto che lui ha dei pupazzi come animatronics. E questo è forse il suo migliore amico. Stiamo piangendo, ogni tanto cade pure la goccia. Vediamo, ecco, infatti. Non ci aprono, raga. Forse il fratello ci ha chiuso dentro. Raga, il fratello ci ha chiuso dentro, forse. Stiamo piangendo ancora di più perché non ci aprono, raga. Poverino. Domani è un altro giorno. Va bene. Raga, quindi stiamo capendo che qualcosa l'ha chiuso. Credo che sia il fratello. Notte 1, raga. Ah, non vi ho detto che in questo gioco ci possiamo muovere. E questa è una cosa tremenda, anche questa. Raga, io non parlerò mentre gioco perché devo ascoltare bene i movimenti, raga, perché ora vedrete perché. Adesso capirete. Volevo non farlo mai questo gioco, ma dobbiamo farlo. Vedete? Ecco la stanza del bambino. Noi possiamo girarci dietro. Illuminare. Con la X. Come? Ok, devo capire un po' com'è. Perché? Sei calmo? In qualche modo. Ah, ecco. Perfetto, qui abbiamo Freddy. Abbiamo un armadio, sbaglio. Mamma mia, qua è un nano sto bambino. Ci arriva? Ah, ok. Possiamo chiudere? Come si chiude? Dovremmo chiudere in caso di qualcosa. Se non erro qui compare Foxy, però vorrei capire come si chiude, grazie. Raga, scusate che un po' ignorante su questo gioco perché. Ok. Forse è un po' brutto, ma come si chiude sta cosa? Si dovrebbe chiudere, raga. Mi aiutate a capirlo? Ah, con shift si chiude, beh. Da queste porte dobbiamo sentire se qualcuno respira. Vuol dire che se qualcuno respira, vuol dire che c'è qualcuno, beh. Quindi. Che brutto gioco, raga.
visto dei Freddy piccoli o sbaglio? 4 del mattino, ok. Ah, ora ricordo. Se si creano 3 Freddy, si uniscono, diventa un Freddy grande. Quindi dobbiamo sempre, diciamo, fermarli così con la luce. Ok, ora inizio a capire. Cioè, inizio a ricordare anche qualcosa che ho letto. Raga, sendo dei piatti, non mi dite che cica, perché sono tipo dei piatti che si rompono. Non so se si sentono, ma che ascolterete il video, però non lo so. Io ho le cuffie o al massimo i volumi. Ok. Ok, togliamo il Freddy piccolino. Raga. Ci siamo? Sì! 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 Mamma mia! Manco quando ho fatto l'esame di terza media, ero così agitato. Ok, sono 6 del mattino. Abbiamo visto solo i piccoli Freddy che potevano diventare un Freddy grande, per fortuna, almeno questo. Ok. Ok. 4 giorni al party, raga. Vediamo cosa succede. Ok, siamo di nuovo col bambino di Purple Guy. Il padre ovviamente non è a conoscenza di questa cosa che lo stanno, diciamo, il fratello sta abusando del bambino, però ok. Ci possiamo muovere. Possiamo anche uscire, la porta è aperta. Ok, Freddy. Abbiamo Magol qua. Oddio. Ciao Magol. Dove vai? No. Ok, ho capito, devo andare forse da questo altro lato. Ok. Però il fratello non l'abbiamo ancora visto. È strano. È chiuso qui. Ah! Ecco il fratello. Domani è un altro giorno. Brutto, mi hanno rotto le cuffie. Ok, si muove. Ah, ok. Brutto fratello. Domani è un altro giorno. Mamma mia, quanto è... ti credo, figlio del Purple Guy, non so come si chiama. Allora, dobbiamo... Ah, Plushtrap. Plushtrap è un coniglio piccolo. Dobbiamo, diciamo, illuminarlo quando arriva sulla X. E possiamo saltare 2 ore della notte. Quindi questo potrebbe essere una cosa utile. Se magari ce lo fa fare. Ecco Plushtrap. Raga, se va, dobbiamo sentire, io non posso parlare adesso. Potremmo saltare 2 ore della nostra notte, anche se non servirebbe perché... Oddio. Raga, quanto è brutto. Ah, beccato. No, raga. Sì, sì! Sì, raga, ce l'abbiamo fatta! Oddio! Notte 2, raga, partiamo dalle 2 del mattino, la faremo in questo episodio, vai. Sarà un po' più lungo, ma la faremo. Subito una spizzata alle porte, veloce col mignolo. Illumina. Ok. Non illuminava, non so perché. Oh! Brutta Chica. C'è anche Chica. Ciao Chica. Ok, abbiamo capito che Chica viene da quella porta. Raga, credo che la seconda notte la faremo nel prossimo episodio. Iscrivetevi al canale. Mamma che infarto. E ci vediamo al prossimo episodio. Da Dino Mondo è tutto. Ciao.